Francavilla 2017, ancora Abruzzo Fitness Convention, con noi sempre Andrea Trionfi, Fabrizio Pellecchia, Christian e tanti tantissimi altri ancora. Sì, infatti, dopo il primo evento svolto all'Aquila, quindi la prima tappa dell'Abruzzo Fitness Convention, la seconda tappa di Francavilla al Mare, che stiamo svolgendo in questa giornata, per far sì che tutto quello che è il fitness di oggi venga proposto nelle convention, soprattutto qui in Abruzzo. Questa seconda tappa, come la prima, ha visto lezioni di coreografia, lezioni di tonificazione con dei programmi e dei protocolli specifici. Devo dire le novità del fitness dell'ultimo momento con dei presenter nazionali. All'interno dell'Abruzzo Fitness Convention di Francavilla c'è stata anche l'Holistic Workout, un'attività che Daniela Talamonti ha spiegato in maniera opportuna prima nell'altra intervista, e le attività che si fanno adesso sono più in voga del fitness funzionale. Il professor Pellecchia con il suo protocollo di BFT e il protocollo di BFT Step e Ecco, la tutto quello. differenza tra BFT normale e BFT step. Ma la differenza è sostanziale, visto l'utilizzo l'attrezzo dello step. Il protocollo è comunque un'attività in cui si svolgono esercizi in multiarticolarità e in poliassialità, con la possibilità di utilizzare tutto quello che è il nostro corpo, quindi lavoro a corpo libero, e utilizzare lo step. Le intensità sono molto elevate, ma la cosa bella di questo nuovo protocollo è che praticamente è buono per tutti, anche il neofita E che per i inizia. vecchietti, va. E diciamo che per tutte le età, diciamo che sono attività per tutte le età. Grazie alla semplicità, all'esecuzione di esercizi, tutti riescono a portare a termine la lezione, utilizzare tutti quelli che sono i nostri metabolismi. Quindi è la facilità e la semplicità della lezione che porta poi a far sì che questo tipo di lezione sia molto più semplice e abbordabile a tutti. Ma c'è una continuità della soglia aerobica e soglia cardiaca, cioè ci sono dei balzi, si parla di forza esplosiva, forza resistente, quindi che Ma cosa possiamo all'interno del consigliare? protocollo di BFT, che poi significa Balance Fitness Functional e Ton, c'è un pochettino di tutti i meccanismi metabolici che di solito si svolgono all'interno di lezioni di fitness. Quello che è più importante è quello che dicevo prima, è tutto quello che viene svolto a corpo libero con dei movimenti di poliassialità e multiarticolarità. Questo ci consente comunque di lavorare sia a livello cardiovascolare che a livello di forza muscolare, a livello di resistenza. Le programmazioni e i nuovi protocolli che si sviluppano vanno verso l'associato, il cliente che viene in palestra per facilitare più che altro l'apprendimento motorio. È proprio questa la novità del fitness moderno, quello di avvicinare un pochettino tutti a far sì che si possano svolgere lezioni, quindi alla portata di tutti. Questa è diciamo, la novità più importante. Oltre a questo, le attività che poi possono sembrare anche più difficili a livello coreografico, che continuano ad essere molto, molto in voga, quali lo step e l'aerobica. Christian Cacace propone HDP, che sono delle lezioni di tonificazione con l'utilizzo di piccoli attrezzi, quali i pesetti e quali l'elastico. L'obiettivo è sempre lo stesso, l'obiettivo è quello di lavorare a livello fisico ma anche a livello psichico. La palestra, ricordiamo, è per tutti una valvola di sfogo, un momento di condivisione, un momento di passione, un movimento di attività motoria. Siamo arrivati, insomma, palestra uguale salute.
Certamente, questa è una delle parole che ci piace utilizzare quando si organizzano eventi o all'interno di tutte le strutture e le palestre in Italia. La parola salute rappresenta tantissime cose, non rappresenta soltanto la salute fisica, ma rappresenta anche quello che è la salute psicofisica della persona. Possiamo pensare proprio che il fatto di frequentare palestre, o fare attività fisica porta al benessere totale della persona. Questo è anche diciamo, un discorso di prevenzione, no? Perché a livello statale, a livello di Stato si parla tantissimo della prevenzione alle varie malattie. L'idea è proprio questa, quella di proporre attività che diano all'associato o al cliente la possibilità di stare bene fisicamente nella totalità. Vascolare, prevenzione cardio per ictus, ischemia, eccetera, eccetera, mantenersi sempre in allenamento. Quindi, se ho ben capito, il suo consiglio è questo: qualsiasi palestra, qualsiasi attività e disciplina, ma fatela, giusto? Certo, questa è proprio l'idea. Io non dico solo palestra, non dico solo attività, io dico anche attività all'aria aperta, attività normali come la corsa, come andare in bicicletta, come andare in piscina. Io penso, da insegnante di educazione fisica, che sia importante l'attività motoria in toto, quella che dà la prevenzione e quella che dà la possibilità alle persone di allenarsi. Poi di solito ci sono le persone che sono più affezionate a venire in palestra e quindi a utilizzare la struttura che dà la possibilità di svolgere lezioni oppure lavorare soltanto a livello di sala pesi o sala cardio, ma quello che è più importante è quello di svolgere l'attività fisica. Per concludere, prima di passare con gli altri istruttori e di vedere le varie discipline, annunciamo che cos'è questo Abruzzo Fitness Convention, seconda tappa qui a Francavilla. Sì, qui a Francavilla, come dicevo prima, noi stiamo svolgendo la seconda tappa dopo quella dell'Aquila svolta a marzo. Fa parte di un circuito di Xen Fitness Event, in cui praticamente, oltre a toccare la regione abruzzese, ha toccato la regione Campana, la regione Calabria. Tutti Quindi questi un eventi, nazionale. sì, sono eventi nazionali. Ci si prepara anche a svolgere eventi nazionali al nord. Per la promozione dell'attività sportiva, in questo caso quella del fitness, ma non solo, ci si propone anche di fare formazione, che è una cosa importante perché tutti gli istruttori dovrebbero formarsi e continuamente aggiornarsi, visto che il mondo del fitness cambia giornalmente. Quindi l'idea è quella di creare anche formazione e dare qualcosa in più da svolgere in palestra per cercare di creare dei protocolli e delle situazioni in cui tutti gli istruttori abbiano le capacità e le caratteristiche di proporre cose che vadano bene per i nuovi clienti oppure i nuovi associati. Con piacere presentare un grande trainer del panorama nazionale qui all'Abruzzo Fitness Convention, seconda tappa a Francavilla al Mare, Fabrizio Pellecchia, eccolo qua. Parlaci un po' di te, Fabrizio, e dei Allora, tuoi lavori. sì, io diciamo sono il
la persona che ha, diciamo, protocollato un sistema di lavoro di allenamento funzionale fitness che si chiama BFT, è un allenamento a corpo libero adatto a tutti, che poi prevede anche evoluzioni con l'attrezzo classico che è lo step, diciamo che mi avvalgo della collaborazione di un altro grande presente, Andrea Trionfi, che collabora con me come istruttore di BFT Step. È un allenamento a corpo libero che ci sta dando grosse soddisfazioni su tutto il territorio nazionale. Ecco, siamo qua in Abruzzo, la seconda tappa dopo l'Aquila, che è andata benissimo. Adesso è un allenamento molto semplice, quindi è adatto a tutti, ed è la sua, diciamo, carta vincente è proprio la semplicità. E adesso saremo presenti prossimamente a Rimini Wellness, la tappa più importante, diciamo la tappa, diciamo, finale di tutto il panorama del fitness dell'anno in corso, e poi ripartiremo con tutte le varie tappe estive, da Sora a altre tappe che siamo in divenire, in procinto di andare a fare. Salve a tutti, siamo qua alla seconda tappa di Abruzzo Fitness Convention. Questa è anche l'ultima tappa del circuito, che ha toccato praticamente quasi tutte le regioni italiane, e ci sarà la mega tappa finale a Rimini Wellness dall'1 al 4 giugno, quindi chi volesse seguirci saremo presenti lì. Successivamente si riapre subito la nuova stagione, perché a fine giugno partiamo invece con la fiera di Sora, quindi anche lì saremo presenti come ogni anno per poter portare le nostre discipline e presentarle per la nuova stagione per chi interessa la corsistica e quindi formarsi all'interno della nostra accademia. E noi da sempre non spingiamo solo il fatto di poter formare persone a un certo livello, aggiornarle tutto l'anno, ma perché con i nostri programmi abbiamo visto che quello che portano gli istruttori in palestra è soprattutto benessere a un certo livello, soprattutto di cognizione sportiva e tecnica. Quindi per noi è importante, perché questo ci permette di formare istruttori che poi a loro volta possono allenare gli allievi in un certo modo, e quindi poi ritrovarci tutti insieme negli eventi e soprattutto divertirci oltre che allenarci. Buongiorno a tutti, siamo qui a Francavilla al Mare per la seconda tappa dell'Abruzzo Fitness Convention. Oggi qui, io sono Alessandra Comandini, presenterò EvoBoard e HDP, due discipline da un lato più sul funzionale e dall'altro più sulla tonificazione e brucia grassi, insieme al mio master Cristian Cacace. Insieme a queste lezioni che vi ho menzionato, tantissime altre, dalla coreografia al funzionale ancora, al bootcamp. Perché facciamo questo? Lo facciamo non solo per creare un momento di riunione, per divertirci, per stare insieme, per regalare ai nostri allievi un bel momento, ma perché intendiamo promuovere lo sport a 360 gradi. Perché siamo certi che lo sport vada praticato sia dall'età, diciamo, più infantile fino all'età adulta. Continuate a seguirci insieme all'Oxen Fitness Event. Un abbraccio, ciao a tutti. Eccoci qua, buongiorno a tutti, splendida giornata qui a Francavilla al Mare per la seconda tappa dell'Abruzzo Fitness Convention, un evento targato Xen Fitness Event.
Beh, che dire, la location, come già abbiamo detto, è uno spettacolo. Le attività che si stanno svolgendo sono strapiene, la gente si sta divertendo ed è proprio quello l'obiettivo di questa convention: muovere tutto l'Abruzzo, tutto il fitness dell'Abruzzo, facendo capire alle persone di fare sport, lo sport sano, quello bello, quello che piace a noi, quello che piace a noi istruttori, quello che piace a noi addetti ai lavori. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di eventi. Bene, con questo io vi saluto, ciao! Ciao, buongiorno, siamo alla seconda edizione dell'Abruzzo Fitness Convention, un'edizione di fitness dove ci sono tantissime discipline, un'edizione particolarmente ricca perché ci stanno un sacco di presenze che vengono anche da Roma, compreso me, che fra poco farò lezione di step coreografico con Giovanni Manzone, che viene da Salerno, quindi ha fatto un viaggio molto più lungo del mio. E è un evento molto carino, pieno di energia, pieno di gente che vuole divertirsi. Vi aspettiamo per la terza edizione, visto che per la seconda ormai siete in ritardo. Ci vediamo alla prossima! Bene, buongiorno a tutti, io sono Daniela Talamonti, una presenter di Holistic Workout, ospite di questa meravigliosa seconda tappa abruzzese dell'Oxen Event, qui al centro sportivo OnFit di Francavilla. Io sono davvero onorata di portare questo format di allenamento qui, intanto perché l'accoglienza in Abruzzo è speciale e poi perché sono certa che tra poco questa sala sarà riempita da molta gente curiosa di scoprire cos'è l'Holistic Workout. È un metodo che il dottor Cristiano Lollo ideò a seguito di ricerche in ambito scientifico universitario nel 2006 ed è un po' un collage nuovo, innovativo, di varie discipline. Si attinge per le tecniche respiratorie alle arti orientali per poi spaziare nella parte di allenamento funzionale anche ad un allenamento tipicamente occidentale dove si va a sviluppare la forza e a sollecitare l'apparato cardiovascolare. Di sicuro è una disciplina trasversale, è una disciplina dedicata ad un'utenza molto varia. Io nel mio centro ospito allievi di 16 anni sino ad arrivare a delle splendide signore di 70. Questo perché? Perché il Pilates e l'Holistic Workout, che al Pilates in parte si ispira, è un'attività che si approccia come un abito su misura. Gli esercizi seguono una gradualità interessante che permette al neofita di partire con un livello base per poi arrivare anche a livelli sicuramente più avanzati.
si lavora sulla fluidità del movimento, sulla mobilità della colonna, i circuiti sono ad andamento spiraleggiante e poi c'è un'ultima parte dedicata al rilassamento e alla meditazione, perché ricordiamocelo, una disciplina olistica è tale se quando si affronta la seduta di allenamento si focalizza la mente e si utilizza la concentrazione, sia per curare il gesto che per realizzare un dialogo intimo mentre ci si allena con il proprio corpo. Io non posso far altro che ringraziare ancora gli organizzatori di questa convention e aspettarvi al prossimo appuntamento di Rimini Wellness dal 1 al 4 giugno. Grazie.